Ciao a tutti, bentornati sul canale, io sono Pasquale e questo è Io Risparmio. Oggi un video un po' particolare, in un giorno, in un'ora in cui solitamente non pubblico, ma volevo darvi una novità proprio così fresca, proprio come se fosse una mela cascata dall'albero. Quest'oggi, anzi questo pomeriggio, Cryptalia pubblicherà un nuovo progetto e so che molti lo stavano attendendo perché c'è stato un periodo un po' di calma sulla piattaforma da quando sono stati programmati e finanziati gli ultimi due progetti. L'ultimo era quello di Biogest, quello che è stato chiuso ultimamente. Advanced Medical SRLS esce questo pomeriggio, finanziabile da tutti quanti. Io in anteprima volevo darvi un po' i dettagli perché magari se, come vediamo tra poco, essendo un prestito molto corto, con un buon rendimento, sicuramente andrà via in maniera, come si dice, comunque andrà via come il pane, velocissimamente. Allora, prima ancora che venga pubblicato, io volevo fare una spiegazione un attimino di questo progetto, lo andiamo a guardare insieme. Io ancora non l'ho guardato, ho solo avuto la fortuna che sono calabrese, quindi ho chiesto un'anteprima e l'ho avuta. Ah, maledetto Pasquale. Allora, andiamo a vedere prima di tutto chi è Advanced Medical SRL. È un ambulatorio infermieristico che ha una struttura molto importante, molto strutturata e per cui si trova tra l'altro al Sud Italia. Sud Italia solitamente noi sappiamo che le strutture, i poliambulatori, un po' tutto quello che è l'investimento, tutto quello che è il business incontra sempre dei grossi problemi. E invece con questo tipo di prestito riusciamo a finanziare un polo ambulatorio infermieristico del Sud Italia, gestito ovviamente da infermieri qualificati per rispondere a tutti i bisogni assistenziali dei cittadini. Andiamo a vedere l'opportunità di investimento. Advanced Medical è alla ricerca di un prestito ponte di 70.000 euro per poter finanziare gli investimenti necessari fino alla ricezione del pagamento del bando Resto al Sud di Invitalia. Il tasso di interesse che ci viene proposto è il 9% per una durata di 4 mesi, per cui su 4 mesi andiamo a ricevere un 3%. L'azienda, oltre a questo, si riserva la possibilità di estinguere anticipatamente il prestito prima della scadenza con la devoluzione del capitale e degli interessi trascorsi nel periodo. L'idea di business qual è? Advanced Medical è uno dei primi ambulatori infermieristici creati al Sud Italia. Un ambulatorio infermieristico è una struttura dove vengono realizzate ovviamente cure e prestazioni organizzate e gestite direttamente dal personale infermieristico. Quindi stiamo facendo un investimento di utilità sociale, così come abbiamo fatto quello di Zon, che era di utilità sociale perché portava cultura. Qui cerchiamo di aiutare dal punto di vista dei servizi salutistici altre persone. Quindi anche questo per me è un bellissimo investimento perché ha un'utilità sociale di un certo tipo. L'opportunità di mercato qual è? Questa opportunità di mercato si rivolge al fatto che questo mercato richiede sempre una distribuzione più capillare, il più capillare possibile, della gestione sanitaria. Ovviamente grazie a queste strutture, così come dice anche la spiegazione di questo progetto, si toglie un po' la pressione dal sistema sanitario e si migliora l'efficienza del sistema salute, del sistema sanità in generale. Quindi offrire questi servizi, soprattutto al Sud Italia, e io che provengo da lì so come funziona. Per cui cosa si cerca di fare? Si cerca di offrire questi servizi dislocati sul territorio con dei laboratori che sono molto sviluppati al nord, ma al sud non tanto, e per cui c'è una grossa opportunità di crearne nuovi, di farli esplodere anche al Sud Italia. Il modello di assistenza domiciliare è anche uno di quelli che fa parte dell'ambulatorio infermieristico di cui stiamo parlando, di Advanced Medical, e offrono circa 40 diverse prestazioni. Il management è un'azienda di 4 cofondatori: Liliana Baruchello nella gestione dell'accoglienza, Giuseppe Landolfi, amministratore unico e responsabile dei sistemi gestionali informativi, poi la dottoressa Ida Giliberti, responsabile della gestione infermieristica, e il dottor Francesco Maria Landolfi. Allora, l'azienda ha iniziato la propria attività nel mese di luglio 2020 e ha già erogato più di 100 prestazioni in 30 giorni lavorativi. Vuole chiudere l'anno 2020 con un fatturato di circa 20.000 euro, in linea con le previsioni dopo lo stop appunto forzato che è avvenuto a causa della pandemia e dell'emergenza sanitaria. Incentivi impresa ovviamente è quello che sta finanziando la parte più importante del progetto, e questo prestito ponte serve a ottenere appunto
qualcosina in più come prestito. Allora, il TAN, come dicevo prima, è del 9%, durata di 4 mesi, per cui abbiamo un 3% alla fine dei nostri 4 mesi. Un prestito molto ma molto veloce, per cui si può dire che è quasi liquidità, perché dopo 4 mesi riceviamo tutto il nostro capitale. L'obiettivo massimo da raggiungere sono i 70.000 euro, il minimo 50.000 euro, e secondo me questo prestito, per l'importo che è piccolo rispetto agli altri e per la durata, andrà via velocissimamente. Per cui io appena uscirà, cioè io sto registrando, oggi è giovedì 10, sto registrando giovedì 10, domani mattina, venerdì 11 esce il video, il pomeriggio esce la possibilità di investirci e io sarò lì a metterci qualcosina. Volevo semplicemente dare questa bellissima, bellissima aspettativa in anticipo su questo investimento che secondo me è molto ma molto interessante. E non bisogna lasciarselo scappare, io non me lo lascio scappare. Adesso, prima di andare a chiudere il video, volevo dare la parola un po' all'ideatore, all'apice, non so come si dice, al picco della montagna Everest. Cioè, oggi riesco anche a fare una piccolissima intervista, un piccolo intervento a Diego Dalcero, che è l'amministratore delegato di Cryptalia, che ci illustra dal suo punto di vista questo progetto. E poi andiamo in chiusura del video. Allora, come promesso nel video, prima di chiudere tutto quanto, ho Diego qui. Chi meglio di lui può spiegarci cos'è questo progetto, di cosa stiamo parlando? Come ho detto prima nel video, è un altro progetto come quello precedente di zone di utilità sociale, per cui mi piace tantissimo come progetto proprio per la propria utilità. Ma non voglio stare qui a dilungarmi, lascio la parola a chi ne sa più di me. Diego, prima di tutto, ciao e grazie per essere qui. Ciao Pasquale, grazie per l'invito, diciamo, nel tuo canale per parlare di questo bel progetto. E, allora, come dicevamo, è un progetto di utilità sociale perché porta un modello di business che non è ancora molto esteso nel centro sud Italia, che è quello dell'ambulatorio infermieristico. Mm-hmm. In cosa consiste, in che cos'è un laboratorio infermieristico, spiegato in poche parole, è come un centro medico in cui uno va e fa quei trattamenti o quelle, diciamo, quelle cose che deve fare, che per cui non serve un medico, ma che è abbastanza sufficiente un infermiere, no? Tipo, non lo so, uno c'ha i punti, li vuole togliere, non serve il medico per togliere i punti. Mm-hmm. In alcuni casi sì, no? Che ne so, io non sono medico, quindi non fidatevi di quello che vi dico io a livello medico, no? Beh, i punti li deve togliere un medico e poi mi denunciano e mi mandano in galera perché ho detto che... No, comunque insomma ci sono dei trattamenti che a livello infermieristico possono essere realizzati direttamente dal personale infermieristico, e questi ambulatori servono appunto per togliere il peso sia ai medici, a tutta la rete di medicina generale, quindi il medico di famiglia classico, che ai centri medici normali. L'abbiamo visto soprattutto durante purtroppo quest'anno l'emergenza sanitaria, che se collassa il sistema sanitario, indipendentemente da quello che uno ha, se si rompe un braccio, magari sta 3 giorni col braccio rotto perché non c'è il tempo o lo spazio per andare a curarsi nel centro sanitario. E questo è quello che fa questa bella azienda, che è Advant Medical. Sono 4 ragazzi giovani e io ho avuto l'opportunità di parlare con l'amministratore, che è giovane, super capace, è un'azienda, e sono dei ragazzi che mi sono piaciuti subito a livello di forza, anche di volontà per fare business. Quindi è un progetto anche lì che a me è piaciuto moltissimo. In cosa consiste? Perché hanno bisogno di questa liquidità? Loro hanno vinto questo bando che si chiama Resto al Sud di Invitalia, e devono ricevere l'ultima quota, quindi il saldo di quello che rimane. Hanno già ricevuto una gran parte di questi soldi, devono versare l'IVA, okay? Quindi devono pagare per ricevere questi soldi, quindi questa liquidità serve appunto a sbloccare quest'ultimo passo. Inoltre è stato anche modificato, hanno ricevuto altri 40.000 euro aggiuntivi a tasso, non a tasso zero, scusa, ma proprio a fondo perduto, e che devono essere sbloccati anche questi in questo modo. Quindi Invitalia funziona generalmente così, e avremo modo anche magari dell'aperitivo virtuale che contiamo di fare al più presto, non abbiamo ancora la data, di spiegare tutto come funziona. Invitalia ti dà i soldi, ma prima
dimostrami che hai fatto il progetto, quindi hai dimostrato che hai fatto il progetto, dopo te lo finanzio, per evitare appunto di finanziare robe che poi dici, ah, hai ricevuto i soldi, poi non fai YouTube. Infatti, diciamo che l'aperitivo virtuale si sta organizzando, anche se tutti un po' speriamo, data la lunghezza del progetto e la quantità di denaro che è stato richiesto, di chiudere 2 giorni e ce lo tiriamo via, dai. Ma sì, qui, forza. Speriamo, crediamo che sarà un progetto abbastanza rapido, diciamo, da finanziare per le caratteristiche e per quello che abbiamo visto anche con i progetti anteriori. Ma speriamo, si spera sempre di poter finanziare al più presto, diciamo, questi progetti. Quindi il progetto apre domani, oggi è giovedì, quindi apre venerdì 11 settembre alle 13. Mi raccomando, caricate il wallet, state pronti, F5 F5 F5, e poi vediamo, speriamo che vada tutto bene. A livello piattaforma non ho dubbi, diciamo, quindi, però noi siamo sempre in chat, se c'è qualche problema, qualche dubbio ce lo possono dire. E niente, grazie Pasquale per avermi sul tuo canale. Non so se si sono sentite le campane di Bergamo, se si sono sentite. Infatti io pensavo fossero le 6, sono 6 volte, ma invece a Bergamo sono 18, cos'è? Ma non so se conoscevi questo fatto, ma ogni sera alle 10 ci sono 100 rintocchi di campana. Proprio da Città Alta, diciamo la città muragliata sopra dove ci sono le mura venete, ogni notte in Piazza Vecchia c'è questo campanone che fa 100 rintocchi. Io ad esempio i miei bambini, se li porto già a letto e sentiamo le campane, sanno che è il momento di stare zitti, perché se no cominciano a sentirle su poverini, dicono no ragazzi, le campane, tardissimo. E allora diventa la pazzia. Però è una cosa bella di Bergamo, che ci sono queste 100 campanate. Non l'ho mai contate, quindi non so se sono veramente 100, però c'è il mito che siano 100. Va bene, intanto prima di chiudere ricordiamo che chi volesse sapere qualcosa in più può contattarti sia via chat dal vostro sito, ma anche sul bot Telegram, in cui siete presenti anche voi e la gente può chiedere in qualunque momento qualsiasi informazione. Può andare sul sito di Cryptalia in qualunque momento per vedere questo progetto. Ovviamente ricordo che c'è il link affiliato qui sotto in descrizione, perché così aiutate anche il mio canale a crescere, mentre aiutate a promuovere un progetto di utilità sociale a Sud Italia. Esatto, iscrivetevi col link di Pasquale, così avrete diritto a 12 mesi di tax back, ok? Che anche quello è di utilità sociale. Noi non l'abbiamo mai spiegato pubblicamente, ma oggi mi hanno detto, ma perché non lo dici pubblicamente, che è una cosa carina? Ho detto, allora, perché noi diamo il tax back? Evidentemente è oneroso da parte nostra dare il tax back, ma fortunatamente l'Italia per le startup genera molte opportunità di finanziamento, quindi abbiamo visto i bandi, c'era Cultura Crea, c'è il Porfesora, c'è questo Resto al Sud, quindi controllate anche il sito di Invitalia. Se non volete farlo da solo, fatelo con un'azienda che vi può aiutare. Nel caso di Ezone e Advant Medical, l'azienda che ha aiutato è Incentivi Impresa. C'è il link sotto la scheda del progetto, quindi contattate anche Angelica Iadevaia, la dottoressa Iadevaia, che è, diciamo, la responsabile di Incentivi Impresa. Sono bravissime nel fare questo mestiere. Noi abbiamo ottenuto un credito d'imposta, ok? Questo credito d'imposta per ricerca e sviluppo, quello che stiamo facendo è non spenderlo per cose nostre, ma stiamo rendendo questo credito d'imposta ai nostri investitori che investono in società italiane che fanno del bene, perché fanno del business locale, che assumono persone o ne le mandano a casa, o diciamo creano nuovi modelli di business. Quindi è tutto, diciamo, è coerente con la nostra filosofia di fare un circolo virtuoso economico, e quindi ci sembrava la cosa più giusta da fare era rendere questo credito d'imposta agli investitori. Ed è per quello che lo pubblicizziamo molto, quindi iscrivetevi attraverso il link. Praticamente è un po' un circolo ognuno aiuta qualcun altro. Esattamente, è come deve essere, perché se il circolo virtuoso funziona, l'economia gira, è meglio per tutti. Se cominciamo invece a non far girare l'economia, poi piangeremo tutti in turco, in cinese, in tutte le altre lingue che ci possa venire in mente. Io piangerò in cortonese. Esatto. Iscrivetevi con il link di Pasquale. Okay, grazie ancora di essere stato qui con me questa sera, ma poi ci vediamo domani mattina alle 6 per chi vuole guardare il video. Ok, grazie mille Pasquale. Grazie mille a tutti. Ciao. Ci sentiamo, ciao. Bene, grazie Diego, grazie per questo tuo intervento, grazie per questo progetto.
mi raccomando, io ci investirò qualcosina. Secondo me è bellissimo perché è di utilità sociale. Se sei arrivato fino alla fine di questo video, io ti ringrazio di averlo guardato. Ti ricordo che il progetto è finanziabile da questo pomeriggio, 11 novembre. No. Ti ricordo che il video è finanziabile da oggi, cioè io lo faccio uscire domani, ma è oggi, 11 settembre, il pomeriggio. 50.000 euro obiettivo minimo. Mi raccomando, se il video ti è piaciuto lascia un pollice in su, iscriviti al canale, se sei nuovo ovviamente, perché se sei già vecchio che ti iscrivi a fare, sei già iscritto. Clicca la campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo e stasera alle ore 18:30 come al solito ci vediamo col mio video del venerdì e anche per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!